Maurizio Costa, lei insieme anche al partito dell'UDC siete stati i primi a contestare questo affidamento molto discusso alla società Impero Romano da parte dell'amministrazione comunale di Formia per la pulizia urgente delle spiagge. Quali i motivi di questa dura contestazione? Ma io penso che sia sotto gli occhi di tutti una cambiale elettorale che si sta pagando attraverso un'ordinanza, di fatto non può essere un intervento straordinario la pulizia degli anelini quando insomma è una cosa che si deve fare routinariamente. Non è possibile che ci venga detto che l'unica ditta disponibile a effettuare questo lavoro sia questa Impero Romano, già il nome è abbastanza altisonante, che era stata costituita pochi giorni prima dell'ordinanza, che aveva cominciato a lavorare 3-4 giorni prima, insomma, con un solo socio, ma poi non possiamo tollerare che la delegata alla trasparenza ci dica che questa stessa ditta era stata utilizzata nei precedenti 10 anni e non aveva mai dato adito a nessuna lamentela, nessuna lagnanza. Forse loro sanno qualche cosa che noi non sappiamo. Io leggo soltanto che la titolare è una ragazza che ha 26 anni, immagino quindi 10 anni fa quanti anni potesse avere, poi leggo di una successiva proroga, quindi insomma anche qui i motivi e i criteri dell'urgenza non li vedo assolutamente più, poi non è chiaro da nessuna parte quello è il ruolo che spetta ai frontisti concessionari nella pulizia degli arenili e quanto invece poi tocchi al comune, ma insomma mi sembra che già abbiamo superato abbondantemente i 40.000 euro tra la prima e la seconda determina. Io penso che anche uno dei grossi errori in questo momento sia stato quello di non garantire la partecipazione dei consiglieri comunali, e questo vale per tutti i consiglieri comunali, con la costituzione delle commissioni, di fatto insomma serpeggia questo malcontento, anche questa difficoltà a poter accedere all'informazione e poter offrire un contributo, e probabilmente certe volte anche i contributi delle opposizioni devono essere tenuti in considerazione, forse servono anche per non sbagliare. Ma il fatto che lei la definisca una cambiale elettorale c'entra con il fatto che in qualche modo rappresentanti di questa società siano contigui rispetto a Sandro Bartolomeo, il sindaco Sandro Bartolomeo e la sua campagna elettorale? Ma è quello che si sente dire, dalla visura camerale si capisce ben poco, perché c'è un solo nominativo di questa ragazza che risulta essere la titolare, è una società a responsabilità limitata, semplificata, quindi quelle che si costituiscono quasi senza capitale sociale, insomma ci sono tante cose strane, ma quello che in genere è sospetto è che la data di costituzione è la data di inizio attività, che coincidono proprio con il momento elettorale, con l'ordinanza relativa alla contingenza del periodo estivo. Chiederete chiarimenti in consiglio? In consiglio comunale io penso di sì, anche se diciamo dobbiamo valutare qual è la nostra presenza e qual è il nostro ruolo, visto che anche questo consiglio non si dovrebbe discutere la formazione delle commissioni consiliari, che è l'unico modo per consentire una partecipazione concreta. Insomma, io credo che su qualche argomento personalmente sono in seria difficoltà a poter esprimere anche un minimo giudizio. Tutto rimandato a settembre, quindi? Eh sì, però anche qui è un peccato, perché non credo che insomma, questi due o tre mesi si sarebbe potuto fare qualche cosettina di più. Grazie. Grazie a te.